Mi sento strana. Ciao ragazzi e bentornati. Oggi mi trovo in questa location un po' improvvisata perché mi trovo a Milano. Prima di iniziare voglio farvi notare una piccola modifica del canale. Qualcuno di voi se n'è già accorto perché è comparso il mio nome sul logo di Delizie e Pasticci. Ora sapete chi risponde ai vostri commenti, ma soprattutto chi c'è dall'altra parte delle videoricette. Come vi avevo già anticipato nelle videoricette precedenti, dicembre sarà il mese dedicato alle ricette natalizie e questa sarà la prima videoricetta. Come ogni anno non riesco proprio a rinunciare al pandoro a Natale, perché non so voi, ma per me non è Natale senza pandoro. Quindi ho preparato uno zucchotto al pandoro. Per decorarlo ho aggiunto dei fiocchetti di neve realizzati con il cioccolato bianco. Seguite passo passo tutti i passaggi perché è semplicissimo realizzarli e qui sotto nell'info box vi lascio anche un template che potete stampare per realizzare i fiocchetti di neve. Detto questo, vi lascio alla videoricetta. Non dimenticate di lasciarmi un like e soprattutto iscrivetevi al canale e vi do appuntamento alle prossime videoricette di Natale. Ciao! Un pandoro. Crema di cacao e nocciole quanto basta, se non avete questa va bene anche la Nutella. Cioccolato bianco quanto basta, 200 ml di panna per dolci, 250 ml di latte, 500 g di mascarpone, altri 250 ml di panna che ci serviranno per la copertura, un torrone friabile, potete utilizzare anche uno al cioccolato se vi piace, 125 g di zucchero a velo vanigliato, 4 fogli di gelatina e cacao amaro quanto basta. Prima di tutto lascio idratare la gelatina in fogli in acqua fredda e la tengo da parte. Nel frattempo verso lo zucchero a velo in una terrina e aggiungo il mascarpone. Inizio a mescolare tutto con le fruste finché ottengo una bella crema. In un'altra terrina verso la panna ben fredda, mi raccomando, ed inizio a montarla. Ora posso aggiungerla al mascarpone e mescolo per bene per farla incorporare. Quindi prendo anche la mia crema alle nocciole e ne aggiungo un bel cucchiaio. Qui potete aggiungerne di più o di meno, come preferite. E mescolo per bene finché otterrò questa crema golosissima. Adesso prendo il torrone ed inizio a tritarlo. Fate attenzione, mi raccomando. Dovremo ridurlo in briciole, più piccoline possibili. Una volta che l'avrò tritato, sarà così. Nel frattempo la gelatina si sarà ammorbidita, quindi la verso in un pentolino e aggiungo anche 2 cucchiai di acqua. Ora posso scioglierla sul fornello. E mi raccomando, non fatela bollire. E adesso la aggiungo alla crema. Mescolo ancora per bene con le fruste e la gelatina ci aiuterà ad ottenere una crema molto più compatta. Perfetto, ora aggiungo le briciole di torrone e do una mescolata con una spatola. E a questo punto non ho più resistito. Ora prendo il pandoro e lo vado ad affettare. Dovrete ottenere 8 fette, quindi non fatele troppo sottili. Ora avrò bisogno di questo stampo per zucchotto. Lo vado a foderare con la pellicola fino a ricoprirlo completamente. Nel frattempo, in una pirofila bella capiente, verso il latte e intingo leggermente il pandoro da un lato e dall'altro. La prima fetta la posiziono al centro dello stampo. Ora divido a metà le altre fettine e farò la stessa cosa di prima, ma andrò a posizionarle lungo il bordo dello stampo. Continuo così fino a riempire completamente tutta la circonferenza e andrò a ricoprire anche i buchetti con pezzettini più piccoli di pandoro. Dovrò ottenere questo risultato. Ed ora non mi resta che farcirlo con la crema, lisciare per bene la superficie
e chiudere con la fetta più grande di pandoro, ovviamente dopo averla bagnata con il latte. Ora copro tutto con la pellicola e lascio raffreddare il mio zuccotto in freezer per almeno mezz'ora. Trascorso questo tempo, lo riprendo, lo capovolgo sul piatto di portata e rimuovo lo stampo e la pellicola. A parte, monto la panna che ci servirà da copertura ed inizio a ricoprirlo per bene. Come vedete, non c'è bisogno di essere molto precisi, perché una volta che lo andremo a spolverare con il cacao, l'effetto sarà ancora più delizioso. Ora creo tanti ciuffetti lungo tutta la circonferenza e ne creo qualcuno anche sulla cima dello zuccotto. E visto che siamo golosi, aggiungo un'altra spolveratina di cacao. Volendo potete servirlo così, ma visto che volevo dare un tocco natalizio, ho già sciolto il cioccolato bianco e per essere più precisa mi sono stampata questo template con i fiocchetti di neve. Basterà sovrapporre un foglio di carta da forno e con un conetto dalla punta sottile vado a ricavare i fiocchetti di neve. Potete realizzarne quanti volete. Quando saranno pronti li lascio solidificare e infine ne lascio cadere qualcuno sui ciuffetti di panna.